Lascio la parola al professor Dobliger, così passiamo. Grazie. Dunque, anzitutto io sono molto ammirato, pieno di apprezzamento per questa iniziativa, però dissento un pochino dal titolo. Io non farò un controcorso, nel senso che non faccio qualcosa contro il mio corso, ma vi do un po' quello che c'è dietro al mio corso come premesse naturali e concettuali. Ma forse prima di cominciare vorrei fare un piccolissimo commento, se mi permettete, su quello che avete detto. Sono tutti e due testi bellissimi. Sul secondo vorrei precisare che non è che Schrödinger ha proprio dimostrato l'equivalenza. Schrödinger, nel suo secondo lavoro, 27, ha rilegato in una minuscola footnote, una nota a piè pagina, un commento stringatissimo. Se uno prende una base tutta normale, ottiene quel formalismo di Heisenberg. Mi pare che chi ha veramente messo in luce cos'era la radice comune, operatoriale, elegante, sintetica dei due approcci è stata Dirac, questa opera fondamentale che è seguito di poco. E pare, ma questa non è una cosa di cui ho documenti scritti, io ho sempre sentito dire, che Schrödinger poi si sia un po' pentito di aver negato quel commento e soltanto nota a piè pagina, lasciando lo spazio tutto a Dirac. Questo è soltanto un commento. Invece sul primo articolo, anche bellissimo, ho sentito quell'affermazione che la novità fondamentale del XX secolo portata dalla quantistica è l'introduzione della probabilità. Quello che sentite da me è un punto di vista un po' diverso. La novità fondamentale che ha portato nella fisica del XX secolo della quantistica è la non commutatività, che è un punto centrale, assolutamente antiintuitivo, che porta con sé automaticamente il punto di vista probabilistico. Allora, però, io sono stato richiesto di parlare in modo che anche gli studenti del primo biennio siano in grado di seguirmi. Quindi forse molti di voi sentiranno cose noiose che già sanno, e questo dovete avere un po' di pazienza, oppure se tutti mi trovano noioso quello che sto dicendo, mi fate capire. Allora, deve stare dritta, sennò deforma. Tutti ci vedono? Tutti sentono? No. Allora cerco di alzare la voce. Allora, questo è lo schema delle cose che voglio dire. Prima, i fatti, vuol dire perché si è dovuta prendere questa strada. Poi cercherò di dire, molto in sintesi, che cos'è la meccanica quantistica. E se c'è tempo, parlerò poi un po' dei successi, dei problemi, delle prospettive. E soprattutto, se ci sarà tempo, se resisterete, anche delle conseguenze filosofiche e culturali che secondo me sono centrali e non ancora apprezzate. Allora, la meccanica quantistica è partita dalla crisi delle teorie classiche, la meccanica classica e l'elettromagnetismo classico, e le teorie classiche hanno una data d'inizio. La data d'inizio è stata segnata da Galileo Galilei, che ha iniziato la scienza moderna. Questo famosissimo esperimento è in qualche modo uno dei punti, dei passi fondamentali della scienza moderna. Da allora, nei grosso modo 2 secoli successivi, la meccanica classica non ha mai cessato di affinarsi, è arrivata a un grande grado di sofisticazione, prima naturalmente con i passi fondamentali di Newton, poi attraverso la grande Hamilton, ed è arrivata alla formazione hamiltoniana, come tutti conoscete, spero, che ci sono questi argomenti del primo biennio. Vabbè, dove le parentesi grafiche sono le parentesi di Poisson, ma scrivo le equazioni fondamentali in questo modo perché poi vedremo che le equazioni fondamentali di meccanica quantistica sono le stesse se cambiate il significato dei simboli. Questo sarà importante. Bene, questo è per quanto riguarda la meccanica classica. Vi ricordo anche che l'elettromagnetismo classico, che invece è legato in grandissima parte al nome di quel genio che è stato James Clerk Maxwell, sono riassunte nelle equazioni di Maxwell,
che hanno oggigiorno una forma esteticamente stupenda e concisa. Vabbè? Questo è il linguaggio della geometria differenziale, il campo elettromagnetico è pensato come coefficienti di una due forma, il cui differenziale esterno è zero. Queste sono due delle equazioni di Maxwell. E il differenziale aggiunto, l'aggiunto di forze di differenziale, il codifferenziale, mi dà la correzione. Queste sono le equazioni di Maxwell, niente più, niente di meno, vanno complementate però con l'espressione per densità di energia. Dopodiché l'informazione completa. Questo schema, riassunto da queste due equazioni che riguardavano due domini che non si parlavano molto, è stato pieno di successi, come sapete, la meccanica dei corpi macroscopici, la meccanica celeste, i fenomeni elettrici e magnetici per quanto riguarda la teoria di Maxwell e soprattutto quel miracolo che è stato l'unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici da una parte con la teoria della luce dall'altra. È stata una cosa veramente stupenda. Ma a un certo punto i problemi sono comparsi verso la fine del XIX secolo e hanno continuato l'incubo durato fino al 1925, come abbiamo sentito. Questi problemi, grosso modo, venivano tutti dall'estrapolazione delle leggi della meccanica classica al mondo piccolissimo dei fenomeni atomici. Estrapolazione che in certi, molti casi, era indispensabile per dare una spiegazione del comportamento che vediamo di corpi, ricorrendo all'ipotesi atomica che si andava via via affermando, ma che era tutt'altro che universalmente accettata. Non dimentichiamo che una cosa per noi ovvia, come l'ipotesi atomica, all'inizio del XX secolo non era accettata da molti illustri fisici. E infatti, volevo aggiungere a quello che è stato detto nei due articoli, tra gli articoli fondamentali della meccanica quantistica, anche se non parlano di meccanica quantistica, ci sono gli altri due articoli dell'anno mirabile di Einstein. Uno era quello sull'effetto fotoelettrico che è stato citato, gli altri due sulla relatività ristretta e sul moto browniano, che dava una giustificazione ineludibile dell'ipotesi atomica. Ma quello sulla relatività ristretta, che non parlava di nulla di quantistico, è stato uno dei capisaldi della nascita della meccanica quantistica, perché lì per la prima volta Einstein ha preso un punto di vista che è il punto di vista che dovrebbe essere nel sangue di tutti i fisici, ma che oggi è un po' abbandonato purtroppo da molti fisici. Che cos'è questo principio? Quando parlate di fisica dovete parlare soltanto di grandezze operativamente definite, cioè quando dite io parlo della velocità di un elettrone, dovete subito chiedere come faccio a misurare la velocità di un elettrone? Io parlo dell'impulso di un elettrone, come faccio a misurare l'impulso? Naturalmente Einstein non si è posto queste questioni per la posizione, velocità, impulso dell'elettrone, ma si è posto queste questioni per la nozione di simultaneità. Cosa vuol dire che due eventi avvengono allo stesso istante in due punti dello stesso spazio? E devo sapere come regolare gli orologi. Devo dare una regola operativa per il regolamento degli orologi. Questo stesso atteggiamento è rimasto quasi, diciamo, dimenticato per 20 anni, finché Heisenberg si è accorto che bisognava riprendere la lezione di Einstein, che non è una novità di Heisenberg, è la lezione di Einstein, e applicarla a quei concetti strambi di orbite degli elettroni tra gli atomi, di cui non potevamo in realtà dire nulla, perché non potevamo dire come misurare la posizione e l'impulso con grande precisione sufficiente per dire che c'è un'orbita. E questa è stata la nascita del campo. Quindi, portando la cosa un po' in paradosso, si potrebbe dire che i tre articoli di Einstein del 1905, effetto fotoelettrico, dimostravano che il fotone esiste ed è al tempo stesso descritto da onde e come una particella. Il principio della necessaria fondazione operazionale dei concetti fisici, che veniva dal tipo della relatività, e la prova della natura dell'ipotesi atomica contenevano già in luce la meccanica quantistica. Soltanto, di questo se c'è tempo per alla fine, la ragione per cui Heisenberg non Heisenberg aveva 5 anni, non poteva, diciamo, qualcuno l'ha scritto subito dopo le equazioni meccaniche quantistiche, è che l'idea fondamentale della meccanica quantistica, che poi abbiamo capito essere non commutatività, era così contraria al nostro intuito che formando
come l'evoluzione ci ha formati, che l'evoluzione non ci ha preparati a affrontare la meccanica quantistica, perché per sopravvivere è irrilevante, ci ha preparato a confrontarci con il mondo macroscopico. Quindi questo è assolutamente contrario al nostro intuito. E quindi per superare questa contrarietà ci sono voluti 20 anni di sberle da parte della natura, in cui riuscivamo a fare una cosa e non funzionava, riuscivamo a fare un'altra e non funzionava. E questo è anche un punto filosoficamente molto importante su cui tornerò più tardi se avete voglia e pazienza. Allora, adesso vorrei riassumere, per chi non lo sa, ma se tutti lo sanno ditemelo, quali sono stati questi problemi che si sono incontrati via via. Il primo, come tutti dovrebbero sapere meno di nome, è stato il problema del corpo nero. Cos'è il corpo nero? Il corpo nero è rappresentato da una scatola con un lucchetto. Cosa vuol dire il lucchetto? Che la radiazione non può né entrare né uscire. Quindi se aspettate un po' si deve stabilire l'equilibrio termico. Mettetelo in contatto con un termostato, vuol dire mettete in contatto col termosifone, questo disegno, okay? Si dovrebbe stabilire l'equilibrio. Ebbene, la meccanica classica è incapace di predire questo equilibrio. Questo equilibrio, secondo i principi generali di termodinamica, deve essere dato da una funzione universale che descrive la densità per unità di volume, l'energia per unità di volume e per unità di intervallo di frequenza della radiazione per la scatola. Questa formula che veniva dalla teoria classica, la formula della Leibniz, prevede che la densità totale, se integrata su tutte le frequenze, è infinita. Questo cosa vuol dire? Che l'equilibrio stabilisce mai. Cioè che questa scatola continuerebbe a succhiare l'energia del termosifone. Oggi sappiamo che l'energia è come la massa, quindi pesa. Quindi dopo un po' voi dovreste vedere il tavolino che si rompe perché la scatola diventa infinitamente pesante. Cosa che non succede. Questo è un grave paradosso. Sperimentalmente questa curva intanto era stata ben studiata, misurata e cominciava, come dice questa formula, per piccoli valori di H non su KT in realtà, e poi decresceva come doveva per avere un senso, in modo che l'energia totale per unità di volume fosse finita. E quindi c'era qui un problema gravissimo. La prima ancora di salvezza, ma che era solo un'ancora di salvezza, è stata accettata da Planck nel 1900. Planck ha detto, tutto torna a posto se facciamo un passo dirompente. Anziché dire che l'energia dell'oscillatore armonico unidimensionale, perché oscillatore armonico? Perché è il sistema più semplice che potrebbe essere usato come sistema campione per stabilire l'equilibrio e studiare l'equilibrio quando avete un'assemblea di un numero enorme di sistemi semplici insieme che possono simulare un termostato. Ebbene, la scappatoia è questa energia che classicamente prende tutti i valori da zero infinito, dovesse prendere soltanto una serie discreta di valori, multipli interi di energia fondamentale proporzionale alla frequenza dell'oscillatore, o se volete proporzionale alla pulsazione. E questo pioveva dal cielo, però se facevate questa ipotesi, il paradosso si risolveva e si trovava esattamente una curva che andava benissimo con l'esperimento. Che cos'era questa costante di proporzionalità? Era quello che è stato chiamato il quanto d'azione, la costante di Planck, che è una costante molto molto piccola, il valore è scritto qui. Questo è stato il primo, diciamo, terremoto, ma c'è stato un altro poco dopo, perché c'era un altro fenomeno che non ci si spiegava. I dettagli dell'effetto fotoelettrico. Voi tutti sapete che l'effetto fotoelettrico è un metallo rivestito dalla luce, emette emette degli elettroni, ma gli elettroni emessi hanno un'energia che non è quella che si aspetterebbe classicamente, soprattutto non vengono affatto emessi, anche se l'intensità della luce è fortissima, quando la frequenza è bassa, al di sotto di una certa soglia. Questo è assolutamente incomprensibile. Una spiegazione che immediatamente spiegava tutto è stata avanzata in uno dei più famosi articoli di Einstein, che però, di nuovo, è una specie di altra rottura nelle idee fondamentali. La spiegazione chiedeva che per la luce devono coesistere due aspetti. L'aspetto ondulatorio, quel disegno fatto malissimo come tutti i disegni che faccio io, rappresenta le onde del mare viste dall'alto quando entrano attraverso un'apertura di una diga. E voi tutti avete visto moltissime volte che se prima le onde sono parallele, dopo l'apertura di diga avete, se la diga e l'apertura è stretta, delle onde circolari che si propagano. Questo è il fenomeno tipico, il fenomeno ondulatorio.
particolare. E questo è quello che succede per la luce, non è altro che uno degli aspetti dei fenomeni di interferenza, diffrazione, sovrapposizione, tutti i fenomeni che sono spiegati in maniera fantastica dalle equazioni di Maxwell. Ma questo deve convivere con l'aspetto corpuscolare. Cosa vuol dire aspetto corpuscolare? Come se invece di mandare la luce mandate dei colpi di fucile per contare i proiettili, uno, due, tre, li sentite pure, no? E così deve avvenire per la luce. I proiettili sono i fotoni e la discretezza si esprime nel fatto che l'energia totale, questa è l'ipotesi Einstein, di un treno d'onde monocromatico in frequenza 1, può essere soltanto un multiplo intero di un'energia minima che dipende dalla frequenza in questo modo, cioè di nuovo la costante di Planck, quella di prima, che entra. E questa ipotesi spiegava perfettamente l'effetto fotoelettrico. E Einstein ha avuto il premio Nobel per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico, non della elettricità. Un altro campo di fenomeni in cui ci troviamo in grado, e ci troviamo, io non ero nato, ma anche se sono molto vecchio, ancora non ero nato, e ci si trova in grande difficoltà, era la spiegazione dei fenomeni di dispersione e assorbimento della luce dai gas in particolare. Quello che era tipico era che si presentava uno spettro di righe, cioè di valori fissati delle frequenze che rispondevano ai picchi di assorbimento e al tempo stesso alle frequenze di emissione, se surriscaldate o sollecitate in qualche modo il vostro gas. Ma queste frequenze, anziché avere una struttura semplice, è una struttura complicatissima, anche per l'elemento più fondamentale e semplice per immaginare l'idrogeno. In quel caso c'è una famosa formula empirica di Balmer, che ho riprodotto qui, che vi dice come sono fatte empiricamente le frequenze. Bene, classicamente cosa si poteva dire? Che ognuna di queste frequenze poteva corrispondere e corrispondeva a un esame, cioè corrispondeva come spiegazione possibile, a un legame elastico. Bene. Ma allora questo vorrebbe dire che doveva esserci tanti legami elastici diversi, quante sono le righe dello spettro, che era pazzesco, già per una sostanza semplice come l'idrogeno. E quindi questo, ma c'era di peggio. Un legame elastico vuol dire che gli elettroni, quando l'atomo è sollecitato, se stanno inquieti da qualche parte e possono oscillare un tantino se li perturbate. Ma c'è stata un'esperienza fondamentale di Rutherford che ha mostrato che questo non è affatto vero. Gli elettroni non stanno inquieti nell'atomo, ma ruotano attorno a un nucleo carico positivamente legati dalla forza coulombiana, che è la stessa struttura della forza newtoniana tra la Terra e il Sole. Quindi le orbite degli elettroni di un elettrone, sono molti, sarà più complicato, che un elettrone solo, nel caso dell'idrogeno, dovrebbe essere esattamente dell'ellissi con un fuoco nel centro di massa, che praticamente funziona il nucleo perché la massa è molto più grande per il protone. Ma c'era molto di peggio, quindi niente legame elastico, non ce n'era in natura. Ma c'era molto di peggio. Questo modello, dal punto di vista classico, era drammaticamente instabile. Gli atomi avevano dovuto decadere molto brevemente, molto rapidamente, emettendo una quantità enorme di luce, cioè l'elettrone avrebbe dovuto cadere drammaticamente sul nucleo, emettendo una quantità enorme di radiazione con uno spettro continuo. Questo perché? Perché classicamente sappiamo dalle equazioni di Maxwell che una particella accelerata emette radiazione sotto forma di onde elettromagnetiche. E quindi l'elettrone che gira, anche se l'orbita fosse circolare, sarebbe sempre costantemente accelerato, quindi dovrebbe emettere un sacco di energia. Questa emissione, se qualcuno di voi è stato a sentire la cerimonia per festeggiare il professor Giorgio Salvini per i suoi 90 anni, avrà sentito che già da moltissimi anni a Frascati, quando è stato costruito il sincrotrone, si poteva vedere la radiazione emessa anche da un singolo elettrone accelerato aprendo un'apposita finestrella nel sincrotrone, che è una cosa spettacolare. Quindi c'era questo fatto drammatico dell'instabilità. Quindi vedete che c'era un accumularsi di catastrofi, ognuna delle quali aveva sì una ancora di salvezza. E anche qui c'è un'ancora di salvezza. L'ancora di salvezza è venuta dalla teoria di Bohr e poi sviluppata con Sommerfeld, da Bohr-Sommerfeld, che partiva da alcuni principi. Per ragioni spiegate solo parzialmente, vi dirò nella prossima trasparenza, l'energia degli atomi non poteva essere quella che sarebbe stata classicamente, ma
a parte gli stati di energia positiva che corrisponde a stati in cui l'elettrone non è legato all'atomo, ma diciamo, arriva da lontano, viene deviato, poi se ne va di nuovo, lo spettro era quello della teoria classica, per stati legati lo spettro doveva essere, per un decreto che seguirà adesso, discreto. E le transizioni tra questi livelli discreti potevano avvenire, secondo il principio inaugurato da Einstein per spiegare l'effetto fotoelettrico, soltanto con l'emissione e l'assorbimento di un singolo fotone, in modo che l'energia si conservasse. E quindi avete automaticamente uno spettro di righe che sono date semplicemente a frequenza nu nm, e data l'equazione che dice che l'energia del fotone emesso è data dalla differenza di energia tra i due livelli dove avviene il salto. Va bene? Tra l'altro notate questa formula per le righe dello spettro contiene questi due indici, come conteneva anche la formula di empirica di Palmer, ma questo era un fatto generale che si osservava per tutti gli spettri atomici, si chiama il principio di Ritz. Quindi il principio di combinazione di Ritz era spiegato molto bene a questa formula. Naturalmente se io dico che gli elettroni possono solo saltare da un livello all'altro, vuol dire, emettendo dell'energia se vanno nel livello più basso, vuol dire che se l'elettrone sta già nel livello più basso, come dire non ha dove andare, l'atomo deve essere stabile. Ma questa non è una vera spiegazione, perché io non ho dato dei principi fisici veramente cogenti per dire perché i livelli sono quelli. C'era un principio, formulato poi prima da Bohr in modo più rozzo, poi in maniera più elegante da Paul Sommerfeld, che era... E facendo venire variabili d'azione angolo, diceva che le variabili d'azione angolo, che sono appunto un'azione, devono assumere valori che sono numeri interi, multipli interi del quanto d'azione, una costante di tanto. Iniettando con un'iniezione proprio dentro la teoria classica questa condizione, ma senza modificare in nessun modo la teoria classica, ottenevamo delle restrizioni per l'energia che fornivano con ottima approssimazione lo spettro dell'atomo di idrogeno. Per come lo spettro era noto allora, era assolutamente dentro gli errori sperimentali. Poi esperienze successive hanno visto che lo spettro di atomo di idrogeno è più complicato, ma questo è venuto dopo. Spiegavano benissimo il postulato di Planck per l'oscillatore armonico, e poi purtroppo finiva lì, perché appena prendevate un atomo più complicato, il confronto con l'esperimento andava avanti. Però, lasciate perdere per un momento questa condizione, pensate ai principi generali che stavo sulla slide precedente. E i principi generali sono rimasti tali e quali, perché la meccanica quantistica li prevede. Quindi lì non c'è niente da dire. E uno poteva anche chiedersi, ma questi livelli discreti sono un fatto reale o un nostro espediente per spiegare gli spettri arrampicandoci sugli specchi in qualche modo? C'è stata un'esperienza cruciale di Frank e Hertz, che faceva vedere che questi livelli discreti si manifestavano negli ulti anelastici, in cui gli elettroni mutavano con gli atomi, quindi non c'era nessuna osservazione di radiazione emessa, okay? Ma negli ulti tra gli elettroni e gli atomi, gli scambi di energia, l'energia che l'elettrone non poteva perdere, poteva essere in un ulto anelastico precisamente uguale all'energia di eccitazione dell'atomo per passare da un livello all'altro, energia che indirettamente potevamo vedere dagli spettri atomici. E quindi tutto tornava. E quindi c'è proprio qualcosa di vero. Allora, come si spiega tutto ciò? E come avete sentito negli articoli di esposizione storica, la luce si è accesa tra il 24 e il 27, in questo modo. Dico già il 24, perché c'è stata una prima, diciamo, profezia, dovrei dire, più che teoria, di un fisico francese, De Broglie, che ha detto che le particelle devono anche loro essere descritte come un fenomeno ondulatorio, al pari del fotone. Ma l'equazione più importante è scritta soltanto in tutta la cellula. E il punto centrale era che questa dualità misteriosa tra onde e corpuscoli valeva non solo per i fotoni, ma per ogni particella a livello atomico o subatomico. E l'equazione delle onde che regola il moto di una particella non relativistica, eccetera, eccetera, è stata scritta per prima volta da Schrödinger, come avete sentito, e questo conteneva un'equazione che in sé sembra una cosa innocente, però dire che lo stato della vostra particella, diciamo il vostro elettrone, è descritto da un'equazione delle onde lineari di questo tipo, vuol dire che vi aspettate che potete prendere due soluzioni, farne una combinazione lineare per un'altra soluzione, come avviene per l'equazione di Maxwell.
ma sappiamo che fare la somma di due soluzioni per l'equazione di Marx vuol dire studiare un fenomeno di interferenza, esattamente quello della base di quella diffusione circolare delle onde che avete visto nel disegnino precedente. Okay? Quindi questi principi di sovrapposizione, il principio di fenomeni di diffrazione e interferenza, dovevano essere veri anche per gli elettroni. Allora, naturalmente, quando in fisica uno dice una cosa deve essere vera, è vera soltanto se gli esperimenti le confermano. E ci sono stati gli esperimenti famosi, soprattutto gli esperimenti di Davison e Germer, che dimostravano che effettivamente quello che osserva che una GX, la diffrazione da parte dei cristalli, lo si osserva tale quale con gli elettroni. Anche questo, detto oggi, vedete, vabbè, lo sappiamo, esistono i microscopi elettronici, che usano proprio gli elettroni, perché hanno una lunghezza d'onda molto più corta. Però è stata una grossa rivoluzione. Poi ci sono le esperienze di Young, che era un'esperienza celebre, che studiava i fenomeni di interferenza quando gli elettroni attraversavano una doppia fenditura. E questa è un'esperienza molto importante per l'interpretazione, perché purtroppo non ce l'ho con me, non ho sotto forma di slide, ma sono delle fotografie bellissime di quello che vedete quando fate passare un pennello di elettroni, molto numeroso, attraverso questa doppia fenditura, e andate a vedere dove arrivano gli elettroni sullo schermo fluorescente. Naturalmente, se sparate 10, 50 elettroni, vedete, non vedete niente, vedete un puntino lì, perché un elettrone va dove vi pare, non potete prevedere dove va a finire il singolo elettrone. Ma man mano che il numero di elettroni che sparate aumenta, quando comincia a diventare migliaia, centinaia di migliaia, vedete che questi puntini si dispongono lungo delle bande che descrivono le bande di diffrazione. E questa è una cosa bellissima, su questo torneremo. Quindi per il singolo elettrone non potete prevedere niente, ma potete prevedere statisticamente come si vanno a distribuire gli elettroni, cioè la probabilità di cui abbiamo sentito parlare prima. Ma a dire secondo me, diciamo, la chiave quantistica è stata veramente capita ed è veramente nata un pochino dopo, quando Heisenberg ha scritto più che la meccanica delle matrici, di cui vi offro un attimo, queste famose relazioni, le relazioni di indeterminazione. Diciamo, noi dovremmo in qualche modo capovolgere, per capire bene quello che è successo, capovolgere lo sviluppo storico di quei pochi anni, tra i 25 e i 27, per riconoscere che queste relazioni sono il fondamento della meccanica quantistica. Come si arriva a queste relazioni? Heisenberg è arrivato a queste relazioni e dopo qualche mese di riflessioni solitarie nell'isola di Helgoland, dove l'avevano mandato perché era un po' malaticcio in vacanza, malaticcio di costituzione fragile, va bene, nonostante le sue idee di estrema destra, ma se lasciamo perdere, si è posto il problema di che senso si poteva dare, prendendo la lezione di Einstein, che per definire simultaneità bisogna definire operativamente cosa significa regolare io l'ordine, e quindi per parlare di orbita e labor avremmo dovuto definire operativamente cosa significa misurare posizione e impulso di elettroni. Allora si è posto il problema: cosa significa misurare la posizione dell'elettrone? Cosa significa misurare la componente di una posizione dell'elettrone? E ha analizzato questo processo con un certo numero di esperimenti reali. E il risultato di ognuna di queste discussioni era che se misurate una componente della posizione con una certa precisione, anche piccola, delta QJ, necessariamente producete un'incertezza nella conoscenza della stessa componente dell'impulso, della stessa parcella, legata a questa relazione durata alla costante 1. E viceversa, se analizzata allo stesso modo a misura dell'impulso, lo stesso vale per la posizione. Quindi queste due incertezze non erano indipendenti, ma erano legate da questa relazione che vi faceva capire chiaramente che non può avere nessun senso, in linea di principio, e misurare effettivamente con esperimenti effettivamente realizzabili, non dicendo siano questi valori di queste grandezze, misurare effettivamente posizione e impulso. Ma attenzione, questo non è perché questo è un punto fondamentale che bisogna capire per capire la meccanica quantistica, non è che le nostre conoscenze del sistema sono imperfette e quindi poverini ci dobbiamo accontentare a delle informazioni statistiche riassunte in queste relazioni, no. È la natura che ci fa capire che la domanda che noi poniamo
qual è il valore della componente X della posizione e qual è simultaneamente il valore della componente X dell'impulso, è una domanda insensata. Nella natura questa domanda non può avere una risposta. La risposta è che se il massimo di sapere è una conoscenza diciamo approssimata nelle spesso a queste relazioni. Tutto questo può sembrare molto nebuloso, può sembrare che la fisica deve rinunciare al suo scopo di essere esatta, di scrivere le grandezze fisiche con numeri precisi o con grandezze matematiche precise. Ma la distinzione fondamentale è proprio questa. Non dovete pensare ai numeri, ma a grandezze matematiche precise. E le grandezze matematiche precise che riassumono esattamente questo fenomeno sono gli operatori, non più i numeri. Cioè, la chiave di volta per capire questo è, che, come dicevo all'inizio, la non commutatività. Gli osservabili non possono essere descritti, e questo è il messaggio che la natura ci stava bisbigliando dalla fine dell'Ottocento fino al 1925, finché noi veramente puri d'orecchio l'abbiamo capito. Va bene? Gli osservabili a livello atomico e subatomico non si possono descrivere con grandezze che commutano. Il prodotto non può essere commutativo, può essere associativo, la struttura può essere lineare. Attenzione, può darsi benissimo che domani siamo costretti a abbandonare la linearità, l'associatività, si apre una piccolissima parentesi. Quello che vorrei soltanto sottolineare è che per ora, al giorno d'oggi, non c'è nessunissima ragione di farlo. Poi potete fare tutto quello che volete, la fantasia è libera. Einstein diceva che le teorie non si dimostrano, si inventano liberamente. Quindi potreste inventare liberamente delle teorie in cui non c'è la linearità, non c'è l'associatività, quello che volete. Però finora la natura non ci ha dato nessun messaggio che sia necessario. Per ora la meccanica quantistica va benissimo. Non è che la natura funziona male, la meccanica quantistica. Siamo noi che non siamo ancora capaci di usare appieno la meccanica quantistica. E questa è la radice di tutte le difficoltà di cui parlerò dopo se c'è tempo. Allora, che cosa vuol dire questa affermazione? Intanto, per chi fosse proprio ai primi anni, tra voi se ce ne sono, vuol dire che la non commutatività è una cosa che incontrate quando studiate il prodotto di matrici. Il prodotto di matrici mi conoscono tutti. Matrici 2x2, tipicamente si moltiplicano righe per colonne, due matrici in generale non contano. Che le matrici 3x3 non commutano è ancora più facile da capire, perché le matrici 3x3 non sono altro che l'ambiente dove potete descrivere le rotazioni nello spazio fisico. E tutti possono divertirsi a fare un esperimento di geometria, perché le rotazioni non commutano. Prendete una matita, per esempio quella, va bene? la appoggiate sul tavolo diretta verso il zenith e poi divertitevi a applicare due rotazioni, ma una volta in un ordine e una volta in un altro. Prendete per esempio rotazione 90 gradi attorno all'asse nord-sud e rotazione di 90 gradi attorno all'asse est-ovest. Provate a applicarle nei due ordini, una volta la matita sta così, l'altra volta la matita alla fine sta così. Cioè, la matita alla fine in due posti diversi. Questo cosa vuol dire? Questo è una cosa che si può dire anche chi di matematica non la conosce, no? Che le rotazioni, la composizione delle rotazioni è un'operazione non commutativa. Allora, un non matematico direbbe grazie, ma questo che cosa ha a che fare con i numeri? Anche se io cuocio un ovetto, prendo l'operazione prima a bollire l'acqua, e poi metterci l'ovetto dentro e aspettare che si raffreddi. Oppure prima bollire l'acqua, aspettare che si raffreddi, poi metterci l'ovetto dentro. In un caso l'ovetto è crudo, in un altro caso l'ovetto è cotto, quindi dunque è un comodo. Però questo c'è niente a che fare con i numeri, con la matematica. Invece, le rotazioni sono precisamente descritte da matrici 3x3 e, come voi ben sapete, la composizione di una rotazione non è altro che la composizione delle matrici con 8 righe per colonna. Quindi quella non commutatività che avete visto nella matita è un manifestarsi del fatto che manifestarsi geometrico del fatto che le matrici e che le rotazioni non commutano. Ma adesso, se torniamo un po' a livello un po' più serio, quello che vale per le matrici 2x2 e 3x3 vale anche per le matrici 1 milione per 1 milione, anche se nessuno si azzarda a calcolare un prodotto righe per colonne, ma vale anche e soprattutto per matrici a infinite righe e infinite colonne. E questi sono un modo un po' primitivo di parlare di oggetti che sono gli operatori lineari su spazi vettoriali di dimensione infinita. Lo spazio vettoriale di dimensione infinita è più importante per la meccanica quantistica, sono i cosiddetti spazi di Hilbert, di cui non scriverò neanche la definizione, e gli operatori lineari che operano lì più importanti sono i cosiddetti operatori autoaggiunti, ci sono i candidati per gli osservabili.
Se avete due operatori, adesso dovrebbe essere chiaro che il commutatore generale sarà diverso da zero, e c'è una relazione proprio algebrica, geometrica, che è stata dimostrata più volte da Pauli per gli operatori, e l'incertezza, che si può definire matematicamente in una delle slide successive, per questi due operatori in un dato vettore è limitato a un prodotto limitato inferiormente da un mezzo in modulo del valore medio di questo commutatore in quel vettore. Vedrete nelle slide successive cosa questo significa. E uno dovrebbe prendere tutta la successione storica degli eventi alla rovescia e dire: bene, la natura ci dice che devono valere queste due relazioni, queste relazioni di indeterminazione. Questo vuol dire, usando questa informazione, che queste relazioni si implementano dicendo che il commutatore tra le Q e le P non è zero quando prendete la stessa componente, ma è dato dalla costante di Planck, sostanzialmente, a parte di un piccolo che si chiama H tagliato, per l'infinità immaginaria, per la delta di Kronecker degli indici. E l'evoluzione temporale? Per l'evoluzione temporale avete due scelte equivalenti, di nuovo, la formazione di Heisenberg o la formazione di Schrödinger. Qui ho scritto formazione di Heisenberg perché, se guardate queste equazioni, sono esattamente le equazioni che abbiamo scritto prima per la meccanica hamiltoniana, ma con un significato diverso dei simboli. Che cosa è cambiato? Allora, come vedete, se invece che usare la parentesi di Poisson, usate IH tagliato usate il commutatore, a parte il fattore IH tagliato, avete esattamente le stesse equazioni. Ma per quanto riguarda, quindi diciamo, ingenuamente uno potrebbe dire la meccanica quantistica si ottiene la meccanica classica sostituendo il parentesi di Poisson, a meno il fattore IH tagliato, con il commutatore. Non è esattamente così, è che la parentesi di Poisson apparirebbe come il primo termine di uno sviluppo perturbativo in H tagliato nel termine lineare, va bene? E questo sarebbe esatto, ma tutto entrerebbe allora in una teoria matematica molto sofisticata, la teoria delle deformazioni. Ma su questo non voglio assolutamente entrare. E quello che volevo dire è che, oltre a questa formulazione di Heisenberg, di evoluzione temporale, avete una formulazione parallela in cui la responsabilità dell'evoluzione temporale per gli oggetti che non dipendano esplicitamente dal tempo, come qui erano i Q e P, anziché essere data agli operatori, viene data ai vettori. Un po' tecnicamente si potrebbe dire che avete un'evoluzione temporale definita dall'azione di un gruppo di unitari, degli operatori unitari, potete fare agire l'operatore unitario sui vettori, oppure, quando prendete gli eventi matrici, riportando a farlo agire sugli operatori. Il risultato è lo stesso. Vi state a formulazione dell'evoluzione cosiddetta di Schrödinger, perché quella è espressa dall'equazione di Schrödinger. E questo vuol dire semplicemente che l'operatore hamiltoniano, questo osservabile che diventa un operatore, come tutti gli operatori di meccanica quantistica, è il generatore dell'evoluzione temporale. Le soluzioni stazionarie naturalmente saranno quelle in cui H applicato al vettore mi dà un multiplo, che vuol dire che la soluzione in questo caso, dipendente dal tempo, semplicemente l'esponenziale di t per una certa frequenza che dipende da n moltiplicato per sigma n, dove la frequenza è legata all'energia, un po' come nei livelli di oscillatore armonico. Allora, vi ricordate, abbiamo incontrato